La ricerca dei fornitori è un fattore critico quando si realizza un e-commerce, quando si realizza un negozio online. Infatti bisogna cercare di trovare dei fornitori seri, dei fornitori affidabili e onesti, dei fornitori che ti diano supporto su eventuali problematiche e che ti permettano di avere dei prezzi competitivi. Oltre ai fornitori nazionali presenti sul territorio italiano o ai fornitori europei, ti puoi anche rivolgere a dei fornitori esteri, come per esempio i fornitori cinesi. Il miglior modo per entrare in contatto con dei fornitori dei produttori cinesi è quello di utilizzare il marketplace Alibaba. Alibaba è uno degli e-commerce più grandi esistenti al mondo, che gestisce un volume di transazioni di oltre 400 miliardi di dollari. 400 miliardi di dollari sono superiori all'ammontare delle transazioni di eBay e di Amazon messe insieme. Alibaba fa parte della società del gruppo Alibaba Group, che è quotata in borsa ed è gestita ed è fondata da Jack Ma. Alibaba è un e-commerce B2B, cioè un e-commerce business to business, che si rivolge principalmente ad altre aziende, ad altri venditori, ad altre partite IVA. Infatti l'obiettivo principale di Alibaba è quello di far entrare in contatto i produttori e fornitori cinesi, ma anche produttori e fornitori di altre nazionalità presenti all'interno del marketplace, con degli importatori provenienti da tutto il mondo. La maggior parte dei commercianti che si trovano nel marketplace Alibaba infatti effettua solo commercio all'ingrosso, quindi effettua un commercio, una vendita per altre aziende con delle quantità piuttosto elevate, delle quantità minime richieste che sono piuttosto elevate. All'interno del marketplace questi commercianti pubblicano dei prezzi indicativi, quindi per ottenere dei prezzi definitivi e dei prezzi specifici su determinati prodotti o comunque negoziare con loro, devi entrare direttamente in contatto con loro e trattare. Quindi devi contattarli tramite email, tramite chat, tramite telefono, tramite i canali che ti mette a disposizione il marketplace. Inoltre, il marketplace ti permette anche di utilizzare una modalità di pagamento protetta. Essendo il marketplace Alibaba principalmente un intermediario, quindi che fa entrare in contatto i commercianti, i produttori, i fornitori o rivenditori con altri importatori in tutto il mondo, si occupa principalmente di tracciare, di verificare e soprattutto di rendere più semplice questo contatto e rendere più semplice la vendita e la collaborazione. Infatti in questo caso la maggior parte delle spese sono a carico del fornitore, del commerciante che pubblica il suo catalogo all'interno del marketplace Alibaba. Quindi tu non hai delle spese per entrare in contatto con loro, ma puoi liberamente entrare in contatto utilizzando i vari canali e cominciare a negoziare, a trattare e trovare magari il fornitore adatto che ti permette di realizzare quel determinato prodotto oppure di personalizzare un prodotto che hai già. Quando entri in contatto con un fornitore all'interno del marketplace Alibaba, nella maggior parte dei casi i prodotti non saranno mai a stock, non saranno mai disponibili in pronta consegna a magazzino. Questo perché la maggior parte dei fornitori e dei produttori tende a realizzare su ordine, su ordinazione, e quindi tende ad avere dei tempi di produzione più dei tempi di consegna, che possono quindi in totale complessivamente arrivare a diversi mesi. La maggior parte delle spedizioni verrà effettuata via aerea oppure via mare, e di solito le quantità richieste sono di diverse centinaia o diverse migliaia di pezzi a seconda del tipo di prodotto. Puoi comunque negoziare direttamente con il tuo fornitore su un'eventuale campionatura e cercare magari di ottenere dei campioni per verificare la qualità del prodotto o la qualità della personalizzazione. Uno dei vantaggi principali di entrare in contatto con questi fornitori è quello di poter realizzare dei prodotti personalizzati. Quindi questi fornitori ti permettono anche di ottenere dei prodotti con il tuo marchio, quindi dei prodotti private label. Un altro vantaggio che ti permette di ottenere Alibaba è quello di entrare in contatto con dei fornitori, dei produttori, delle fabbriche cinesi che realizzano dei prodotti che comunque hanno delle certificazioni e rispettano gli standard e le normative italiane e europee. Questo ti permette di essere sicuro sui prodotti che andrai ad importare e di ottenere anche delle certificazioni che ti saranno utili durante l'importazione, quindi durante lo sdoganamento. Alibaba è sicuramente un marketplace che rende semplice entrare in contatto con questi fornitori, però questo non significa che gestire importazioni, importare prodotti dalla Cina sia così semplice. Devi stare attento alla tipologia di fornitore, alla qualità del prodotto, devi testare, devi richiedere una campionatura, devi verificare le certificazioni e gestire l'importazione, le spedizioni e tutti i costi che riguardano appunto l'importazione di quel prodotto. Questo significa che ovviamente devi essere formato su come gestire un'importazione, su come realizzare i prodotti in Cina e devi anche sapere come gestire e utilizzare la piattaforma al meglio.
Il marketplace Alibaba sicuramente rende molto semplice entrare in contatto con dei fornitori cinesi e importare i propri prodotti, ma questo non significa che importare o realizzare i prodotti in Cina sia semplice e sia per tutti. Devi cercare di essere formato, devi essere formato su come gestire le importazioni, su come determinare l'affidabilità del fornitore e verificare anche la qualità dei prodotti, su testare con un'eventuale campionatura che richiedi al fornitore quando importi il prodotto e anche verificare la presenza di certificati rispetto delle normative, come abbiamo detto, se effettivamente queste certificazioni sono vere, se il fornitore è un fornitore effettivo, è un produttore e non è un semplice rivenditore, un semplice trader che si occupa di fare da intermediario tra te e la fabbrica finale. Quindi ci sono tantissimi aspetti che devi tenere in considerazione. Questo è molto importante per non incorrere in problematiche durante l'importazione o durante la ricezione del prodotto o ancora eventuali frodi durante, per esempio, anche il pagamento della fornitura e il pagamento verso il fornitore. Se ti è piaciuto questo video, metti un mi piace e condividilo con i tuoi amici. Per rimanere sempre aggiornato, iscriviti al nostro canale e se vuoi interagire con noi, clicca sul pulsante che trovi qui sotto per iscriverti al nostro gruppo riservato. Ciao e al prossimo video!